Bella a tutti ragazzi, con il vostro Scotakin che vi parla, ed eccomi qua con questo nuovo episodio di Minecraft, questo secondo episodio di un nuovo mondo. Secondo episodio di un nuovo mondo perché avevo sbagliato seed, quello lì era un seed per la 1.6.2 o 1.3, non mi ricordo, e quindi non c'era il villaggio. Invece questo qua è un seed della 1.7.2. E il villaggio c'è, è lontano, però mi sono segnato le coordinate, almeno so che c'è, soprattutto perché nell'altro magari c'era, non sapevo dov'era. Ok, allora, come potete vedere qua abbiamo subito la savanna, come lo scrive qua, non so se savanna si scrive così in inglese, penso. Sinceramente non ho mai visto scritto. Comunque siamo vicini alla savana con questa bella montagna. Poi abbiamo il nostro bosco e il villaggio è bello bello lontano, ma molto diciamo lontano. Questo come si chiama? Ah, Forest, sì, giusto. Quindi, come vedete, io ho già fatto tutto. Ho gli attrezzi in ferro e ho anche degli stivali d'oro con protezione a livello 1, che mi ha droppato uno zombie, però praticamente sono inutili, tra poco si distruggeranno. Ho un po' di robetta così e faccio vedere la mia casa, già l'avrete vista un po' si vede, eccola lì. La casa stilosa, cioè c'è stile. Come vedete, tra tre alberi, ovvero questo, quello e questo qua, questo qua ci ho aggiunto io. Ed ecco questo qua, ci ho messo come pavimento il legno di d'acacia, ok. Qua sono due casse con un po' di robetta che ho trovato. Questo qua l'ho preso dal villaggio perché sono andato a vederlo. E c'era questa robetta qua, perché poi non c'era nulla di così. Oh. Ora volevo prendere questo ferro perché volevo farmi delle cesoie. Ok, ora volevo disboscare un albero. Tipo, anche ci sono questi qua da prendere che sono esploso qualche creeper. Mannaia loro. E mi hanno fatto un po' di danni. Allora, e facciamo così. Ok, così che sembri. Tipo, ok, che ci sia. Ho, no? Allora, si potrebbe fare anche una cosa che si sale. Tipo da qua che si sale su, si potrebbe fare, però questo qua ovviamente non conta come casa, questo qua conta come rifugio. Come rifugio, deposito, boh, sarà un deposito poi più avanti, penso. Fermare la mano. Allora, oh, una mela. Ok, ecco una mela. Una mela. Perfetto. I villici li ho segregati dentro le loro case, così che almeno non possono uscire. E al mio ritorno spero che ci saranno. Oh, delle pecore. Bene, 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 mi servono. Ah, ecco perché avevo fatto le cesoie. Cioè no, io in teoria l'avevo fatto per l'erba, vabbè, l'erba, i cespugli lì. Però avevo visto delle pecore che si aggiravano e avevo pensato anche per le pecole. Ok, abbiamo un po' di lana. Sono molto fighi gli alberi della savana, devo dirlo, sono proprio, hanno stile. Ok, ho intenzione di fare due cosette. Comunque sono tornato a casa tranquillo tranquillo. Allora, ho visto, ecco, vedete, delle muccozze che si stanno avvicinando nel mio, cioè stanno girando tra il mio rifugio. Allora, ho intenzione di fare un recinto per loro, quindi facciamolo subito. Allora, facciamo altre staccionate e poi è così che si fa? No, al contrario. Perfetto. Ok, e facciamo. Preferirei fare due cancelli perché
almeno più possibilità di entrata. Ok, del grano ce l'ho. Sì, perfetto. Ok, allora andiamo un po'. Per il momento la stalla la faremo più avanti e vediamo dove poter mettere. Io devo metterla qua. Abbattiamo questo albero. Dove sono le mie? Ok. Perfetto. Due foglie. Ok, poi vediamo un po', c'è qualcos'altro da abbattere? No. Facciamo solo un po' più di spazio. Io prenderei l'erbetta, anzi no, va bene. Ok. Io batterei anche questo albero per poi spostarlo un po' più in là, così che almeno ci riescano a stare le mie muccozze. Ok, battiamo qua. Perfetto, mi sono già finite praticamente. Ok, vediamo quanto ora quanto ok, ho qualche stack. Facciamo anche la terra qua. Ok, oh, c'è anche un maiale. Va bene, allora facciamo un po' largo perché ovviamente le mucche sono in tante. Così. Ok, non ci bastano, male, molto male. Un'entrata qua. Un'entrata qua. E mi servono altre due recinzioni. Facciamo altri sticketti. Ok. Poi intanto posiamo qua questo. E questo qua. Mettiamo momentaneamente lì. Apriti. Ok. E voilà, abbiamo fatto la recinzione. Sono già passati 3 minuti. Perfetto. Poi mettiamo qua. Illuminiamo perché sennò cioè spawnano i creeperozzi. E atterriamo le mucche. Ok, tu eri incastrata lì. E tu anche. Venite. Sono 4. Perfetto. Si trasformeranno in 6. Venite, venite. Perché se vogliamo fare i tavoli degli incantesimi, dobbiamo avere della pelle per fare poi i cosi lì, le librerie. Ecco, mi venivano. Dai, venite. Oh. Ma che siete stupide. Sono proprio stupide. Che okay, un'entrata. Ehi, 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 che vi prende? Che state a fa'? Ok, dai, l'altra entra. E anche questa è entrata. Ora le facciamo accoppiare e le chiudiamo qua dentro. Ok, dov'è il globo di esperienza? Ok. Perfetto, come vedete le abbiamo accoppiate. Sull'accoppiamento degli animali, se non erro, praticamente ogni notte che passa, ogni giorno che passa, oh, figo, si possono far riaccoppiare. Ok, quindi siamo già arrivati alla notte, che facciamo passare. Intanto mangiamo. Se andiamo a dormire. C'è qualcosa da mettere a cuocere? No? No. In effetti no. Questo mettiamo qua e questo mettiamo qua. Ok, ora dormiamo. Ok, va. Ah, comodo. Ah no. No, 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 che ho sbagliato. Allora non era così, va bene.
Non è così, forse ne ha 1.6.4, cos'è, boh, non lo so. Comunque, boh, io pensavo che era così, invece è errato. Tu provi lo stesso. Ma vieni qua, tu tanto qua. Si scendi di. No, per qua gli do il grano. Devo trovare un altro esemplare. Allora, c'era un'altra mucca qua. Non erano solo quattro, se non sbaglio. No, sbaglio. Andare a prendere prima che gli svanisca l'effetto. Non mi passa il dolore, mi viene la tua. Ovviamente, no? Ok, allora. Andiamo, sali. Sali. Brava mucca, vieni su, vieni, ti porto a casa. Dovrei farmi guinzaglie, però non trovo gli slime. Ok, di qua si può passare. Ora sì, vieni. Ok, dove ora di qua. Adesso siamo arrivati. Dai, veloce. Veloce. Allora, intanto gli è passato il coso, no? No, non uscire. Quindi t'ho preso per nulla. Se ti levi dal cavolo un po', prendi. Ok, ho trovato quello che doveva accoppiarsi. Perfetto, ora abbiamo un bel po' di mucco. Di mucco. Ok. Ora dovremmo essere a 11 minuti circa. E volevo fare anche una cosa un po'. Niente di che, assolutamente. Però volevo piantare. Aspetta, facciamo di pietrisco. Pietro. Ok, volevo piantare le zucche. C'è un laghetto qua? Sì. Allora, facciamo qua, qua, qua e qua. Ok. E ok. Quindi così vedete che è molto carino. È buggato lì. Null. Non ci ho mai fatto caso. Ok. Ah, però questo qua mi sa che non prende acqua. No, sì, in teoria dovrebbe prendere lo stesso. Sì. Ok. E ci andiamo a piantare anche dei semi. Delle patate, questa carota. Piantiamo tutte, tanto non le magno. Non per il momento. Allora, andiamo un po'. Ah, qua deve nascere qua, ok? Quindi qua ci piantiamo. Questo. Magari facciamo un po' di spazio qua. Ci piantiamo le patate qua. Ok. Scusate. Qua deve nascere questo, quindi qua ci mettiamo del grano. Qua ci mettiamo le tre patate restanti. Qua deve nascere la zucca, quindi qua facciamo questo. La zucca magari lì la facciamo nascere di là. Ok, così. Così è molto figo. Ok, abbiamo fatto un po' di cosette. Abbiamo fatto allevamento di mucche e qua abbiamo piantato così che siamo sicuri di non morire di fame. Quindi, ragazzi, il tempo per questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!